fantastico. Ci è venuto in mente qualcosa di epico da fare questo weekend. Fatemi chiamare un professionista. Aspettate, anzi vi faccio vedere. Suona. Pronto? Pronto, ciao? Ciao, sì, sono Chicco, come stai? Sì, bene, bene, bene. Senti, ho saputo che questo weekend fai un qualcosa di speciale in montagna. Tu pensi che posso venire a farlo? Ah, sarà duro, ma secondo me, ma dai, sai che faccio? Tanto io vengo su e poi mi spieghi il tutto, va bene? Dov'è il posto? Isone. Ok, va bene, ci vediamo domani mattina. Ciao, ciao. Next morning. Buongiorno a tutti amici del canale Emerald. Allora, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a Isone, che è un posto qua vicino. Fa parecchio freddo, c'erano tipo meno 2, meno 3 gradi. E andiamo a fare un allenamento Spartan, che è una cosa molto molto estrema legata allo sport, dove si corre, si fanno i guadi nei fiumi. Ma andiamo avanti. Lo voglio dire io. Siamo a Isone, siamo arrivati da poco. Non è tanto freddo, siamo circa a meno 1. Allora, sono in macchina con sì. Antonello Azzini. Stavo mettendo a posto i capelli. Praticamente Antonello è quello che avete visto nel video poco fa, quando abbiamo fatto la telefonata, quando ho detto voglio venire a fare questa cosa della non lo sapevo però. Sì, che ero in diretta al telefono. Ti stavamo registrando. Il spirito della Spartan è quello di svegliarsi il mattino, uscire di casa e dire ok, oggi mi rompo il culo, punto e basta. Antonello poi è istruttore Spartan SGX. Adesso vi metto un link qua sopra che va a rimandare quello che è Spartan SGX qua. Esatto, qua dove sopra. Sul sito spartantraining.com ci sono proprio le nostre belle foto con la descrizione di quello che facciamo. La concentrazione in questo tipo di ostacoli. Normalmente in questi tipi di percorsi tendono ad abbassarsi, quindi bisogna acquattarsi e appoggiarsi bene sulle ginocchia. Quando si va a affrontare una Spartan Race, essere pronti, preparati, non si può arrivare agli ostacoli senza una preparazione adeguata, e qua lo stiamo facendo. Come vedete, gli istruttori SGX vanno a spiegare quello che sarà il percorso ed è veramente interessante. Dopo circa 77 rep mi sento bene. Adesso abbiamo fatto delle squadre, i migliori di ogni burpees sono il capo squadra. La nostra squadra sono loro, noi. Prima squadra chi è? E partiamo noi. Partite voi. Siamo in prima posizione, i ragazzi della squadra sono fortissimi. Eccoli qua. Questo
probabilmente uno dei passaggi più difficili, forse il primo, perché è subito uno shock entrare nell'acqua praticamente a 0 gradi, ma bisogna andare avanti, questo è Spartan Race. Verticale, quindi bisogna veramente utilizzare tutto il corpo, abbassare il baricentro, ma è anche fondamentale avere un buon tipo di scarpe con una buona stacchettatura, perché sennò non si ha grip. Quantità non indefinita di foglie, queste sono tutte le foglie della scorsa stagione. Sopra c'era qualcosa come 2 metri di foglie, ero sommerso fin qua, fuori di testa. Sembra di essere Bruce Willis nel film Trappola di cristallo. Vi faccio vedere la scena. Come to the coast, we'll get together, have a few laughs. Questi sono i vantaggi di essere piccolo, riesco a stare abbassato e camminare. È un bel mix di freddo, di neve, piedi gelati, è una bella prova di resistenza. Mi sembra di essere nel film The Revenant, è fantastico. Ovviamente per fare un percorso del genere ci vuole una preparazione fisica adeguata. Andate preparati, ok? Un bel passaggino narrow dove c'è lo spazio giusto di 2 spanne e quindi bisogna fare attenzione. Ok, abbiamo finito questo percorso, è stato bello, quindi vi invito a iscrivervi al mio canale Emerald, lo trovate qua, seguire anche, scusate, e questo è il bello, di seguire Spartan SGX che sono degli amici, e per il resto non mi rimane altro che ringraziarvi, perché siete stati veramente tantissimi. La settimana passata è stato veramente un plebiscito di nuove iscrizioni. Vi continuo a rinnovare il mio invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Prossima settimana saluterò l'ultimo iscritto. Una cosa nuova: se volete vincere questa cosa qua, che sono degli occhiali da sole futuristici con un MP3 incorporato, vi invito a fare sotto il video un commento e il più simpatico sarà estratto a sorte e vincerà il visore, in questo caso è il visore con l'MP3 incorporato, va bene? Vi saluto, ciao da tutti, Emerald Channel, ciao a tutti, ciao.